Da stamane migliaia di persone si avvicendano in preghiera intorno alla bara in cui sono composte le spoglie di Padre Pio da Pietrelcina, che si è spento ieri notte alle 2.30 all'età di 81 anni nel convento cappuccino di San Giovanni Rotondo in cui viveva da oltre 50 anni. La verità non ha bisogno di essere spiegata o difesa. Si rivela da sola a chi ha il cuore aperto e l'umiltà di cercarla. La vera storia di Padre Pio oggi racconterà l'ultimo giorno terreno di questo uomo straordinario, il 22 settembre 1968, un giorno che segnò la fine della sua missione sulla terra e l'inizio della sua vita eterna. Attraverso testimonianze e racconti scopriremo insieme cosa accadde nelle sue ultime ore, tra fede, sofferenza e mistero che circonda la sua partenza per il cielo. E quest'oggi vogliamo raccontarvi le ultime ore di Padre Pio con Fra Pasquale Cianci nei nostri studi, responsabile provinciale della pastorale giovanile e vocazionale, non solo, anche consigliere provinciale della provincia religiosa di San Pio da Pietrelcina. E abbiamo in collegamento Fra Pasquale anche Padre Riccardo Fabiano, eccolo qui che lo vediamo in collegamento dall'infermeria provinciale dei frati minori cappuccini qui a San Giovanni Rotondo. Padre Riccardo, storico, scrittore su San Pio da Pietrelcina. Grazie per la vostra disponibilità, per questo racconto intenso. Ma noi vogliamo subito cominciare da una domanda. Padre Pio conosceva l'ora della sua morte? Il vice postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione, padre Gerardo Di Flumeri, in un articolo pubblicato proprio sulla voce di padre Pio 10 anni più tardi dalla sua morte nel 1978, anche se esprimeva un certo scetticismo, evidenziava una serie di episodi misteriosi che lasciano più di un dubbio. E ce ne vuole parlare proprio padre Marciano Morra attraverso questo contributo d'archivio. Abbiamo proprio delle fonti che ce lo fanno capire, intuire. Difatti c'è un articolo pubblicato da padre Gerardo Di Flumeri, che è il massimo di studioso su padre Pio, che annunzia una verità, che padre Pio era cosciente della sua morte. Perché? Perché racconta padre Gerardo un episodio. Una famiglia di Genova prenota un anno prima la data della prima comunione della loro figliuola. Poi c'è un imprevisto e la famiglia si preoccupa di avvisare subito San Giovanni Rotondo dicendo: per quella data noi non possiamo venire. Padre Pio sente che questa famiglia non può venire e dice: rispondete e dite che devono venire assolutamente per quella data, se non vengono per quella data non mi troveranno più. Quindi bello, chiaro e preciso. Padre Gerardo rimarca questo pensiero e padre Pio risponde ancora: o vengono per quella data o non mi troveranno. Quindi abbiamo questo documento, poi c'è il documento della nipote di padre Pio. È proprio così, il documento della nipote di padre Pio, Pia Forgione, proprio in archivio. Noi conserviamo un prezioso documento dove la stessa Pia racconta ad un confratello di padre Pio, a padre Marciano Guarino, quello che accadde in quel colloquio con padre Pio. A me l'aveva già predetto che lui sarebbe morto. Io andai per chiedere dei ricordi suoi, delle cose sue, che cosa dovevo fare. Allora lui mi rispose: senti, io ti dico una cosa, fra 2 anni che io non ci sarò più. E io risposi, interruppi, che perché dove andate? Lui ancora più severo, fra 2 anni che io non ci sarò più perché sarò morto, tante cose cambieranno. Io mi sentivo pure agitata, dico, ma io devo... Questo se l'ha detto a me vuol dire che c'è qualche ragione.
Ed è proprio la nipote di Padre Pio, Pia Forgione, che il 13 dicembre del 1967, dopo 2 mesi da quel colloquio, consegnò questa testimonianza scritta a un notaio di San Giovanni Rotondo, Giuliani, che la conservò con la preghiera di custodire il plico e consegnarlo al guardiano del convento dei Cappuccini soltanto dopo la morte di Padre Pio. Quindi garanzia di un notaio e crisma di legalità. Bene, Fra Pasquale, abbiamo preso in considerazione alcuni degli indizi, perché poi abbiamo il racconto di Giovanna Rizzani, che lei ebbe l'opportunità, sentitasi chiamare da Padre Pio a essere qui a San Giovanni Rotondo, e Padre Pio le disse: questa è l'ultima confessione che fai con me, ora ti do l'assoluzione di tutti i tuoi peccati commessi dall'uso della ragione fino a questo momento. E lei chiedeva perché me ne vado, è arrivata la mia ora. Padre Tarcisio Zullo, quando lo incontrò il 20 settembre, gli disse: Guaglio, io a martedì non ci arrivo. E poi anche Pietro Cugino, detto Pietruccio il cieco, figlio spirituale di Padre Pio, che dopo l'ultimo compleanno di Padre Pio, il 25 maggio del 68, era sempre irrequieto e quando Padre Pio aveva questi attacchi di asma, e chi gli chiedeva il motivo raccontò che Padre Pio gli aveva rivelato che sarebbe morto nell'82esimo anno di vita. Ebbene, siamo giunti a quel giorno, il 22 settembre del 1968, che rimane impresso nella storia di quest'uomo straordinario, di questo frate, di questo santo. Sappiamo che era abitudine di Padre Pio ogni mattina celebrare al mattino molto presto, quindi anche quella mattina lui aveva proprio questo cuore che ardeva, che batteva. Alle 5 del mattino fece di tutto per poter celebrare, anche perché tra l'altro non stava molto bene, quindi Padre Carmelo si accertò che lui volesse veramente fare quello e se poteva farlo. Comunque Padre Pio insiste e celebra la messa, e sappiamo che Padre Carmelo vuole che questa messa abbia una certa solennità. Anche questo fa capire, era come se anche intorno a lui, no, ci fosse proprio la consapevolezza che ogni atto che Padre Pio potesse compiere fosse anche forse l'ultimo. E quindi anche quella solennità dovuta anche dal fatto che si stava celebrando il quarto convegno internazionale dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Erano convenuti da tutte le parti del mondo, erano lì per vedere il padre, e quindi una messa solenne. Fatto sta che quella mattina Padre Pio alle 5 del mattino celebra la messa, ma la celebra nella maniera con la quale poteva farlo, no? Seduto su una sedia, tremolante. Tra l'altro sappiamo anche che le stimate stavano sparendo pian piano, però dai documenti fotografici, dai documenti, ecco, delle immagini, video, sappiamo che nella mano sinistra si poteva intravedere ancora un po' una piccola parte dell'escara che stava poi, diciamo, abbandonando il dorso della mano. E poi al termine della messa volle salutare i pellegrini e quindi fece un cenno di potersi avvicinare alla balaustra, e lì ebbe un mancamento, si ripiegò su se stesso, e lì sono famose anche le immagini che vediamo tutti di padre Giuseppe Bill, detto il frate americano, che lo sorregge di forza. Lo sostiene alle spalle. Immagini molto commoventi. Poi Padre Pio pian piano viene portato via, accompagnato e saluta i figli spirituali dal lato sinistro, se non sbaglio, della balaustra, proprio per essere poi portato sulla scalinata in sacrestia e poi attraversare la sala San Francesco. E tornare nella sua cella per riposarsi. Proprio per questo tu hai fatto riferimento a questa escara. C'è un documento prezioso che ci ha regalato anche il dottor Lotti. Proprio per questo lo vogliamo ascoltare insieme. Sulla scomparsa delle stigmate ho una testimonianza personale da portare, e si riferisce al giorno precedente alla morte di Padre Pio, quando, avendo due figlioli che servivano messa, mi ero portato nella cinepresa per riprendere naturalmente la scena. E rivedendo successivamente il film che mi era arrivato sviluppato, ho notato la presenza delle stigmate dal lato palmare, non dal lato dorsale, che da tempo erano scomparsi, ma dal lato palmare, l'evidenza delle stigmate col carattere consueto. E soltanto successivamente, apprendendo che in realtà
alla morte del padre era stato rilevato l'assenza completa delle stigmate con rigenerazione del tessuto, mi sono reso conto che quel film era un documento di un certo rilievo. E questo documento prezioso del dottor Lotti ci dà l'opportunità anche di ringraziare Fra Pasquale, questo prete svizzero, morto proprio qualche anno fa nel 2017, Hans Buschor, perché noi grazie a lui abbiamo questo prezioso documento. Ecco, doveva essere l'ultima messa. Lui si trovava qui a San Giovanni Rotondo, ce l'ho anche raccontato il nostro collega Vito Ciavarella, che ha avuto l'opportunità di incontrarlo e di ascoltare dalla sua voce la sua testimonianza. Ecco, non abbiamo una testimonianza concreta di come lui racconta questo fatto, però attraverso le parole di Vito abbiamo scoperto che lui voleva realizzare una vera e propria intervista a Padre Pio, ma il guardiano non glielo permise, come peccato. Anche perché lo stesso Padre Pio era restio alle telecamere, però lui stesso ha raccontato che più volte è stata rinviata questa registrazione e poi in quei giorni era a San Giovanni Rotondo, ebbe l'ok dallo stesso Padre Pio, da Pietrelcina, e lui filmò e si ritrovò a filmare l'ultima messa. C'è anche da dire questo, che Hans Buschor, grazie, era un freelance anche, oltre al suo ministero di parroco era anche un freelance per la televisione svizzera, lui attraverso questo filmato riuscì a recuperare una serie di proventi per poi creare un'emittente cattolica, la KTV, di cui lui era il padre fondatore. Fino al 2011 è stato il direttore, poi è stato una guida spirituale fino a quando è venuto a mancare nel 2017. Bene, noi ringraziamo Hans Buschor per queste preziosissime immagini di cui sarà caratterizzata anche questa nostra puntata. Ma facciamo una piccola pausa, poi torniamo nuovamente insieme. E di quella giornata, di quella Santa Messa, dell'ultima Messa, Fra Pasquale, tutti ricordiamo quel mancamento, quel collasso, quel suo venir meno. E grazie a questo contributo proprio di Buschor, di cui noi abbiamo e custodiamo gelosamente tanti piccoli frammenti, vogliamo ascoltare in originale l'audio della Messa di Padre Pio. Ecco, quali sono state le sue emozioni, ma soprattutto la sua grande sofferenza nell'andare a celebrare la sua ultima messa, e c'era padre Onorato da un lato e padre Leonardo Marcucci dall'altro che servivano la messa, e quasi padre Onorato gli suggerisce le parole. Ascoltiamo. Thank you.
Bene, Fra Pasquale. Sai, Francesco, stavo pensando questo, che spesso no, queste immagini vengono sempre un po' coperte, arricchite dalle musiche, certo, ma andrebbero proprio viste con il loro audio originale. E ascoltate con il loro audio originale, perché ti fanno entrare proprio in quel pathos. Io, sinceramente, la prima volta non l'avevo mai vista con il loro audio originale. Se hai notato, Padre Pio ha cantato, no? È sì, chiaro, diventava quasi una cantilena perché non ce la faceva, sì, però lui ha cantato tutta la messa. Quindi... No, ma si percepisce proprio il pathos di quella giornata. Anche la gente, no, che è attentissima a vedere ogni minimo spostamento, atteggiamento di Padre Pio. Nel momento in cui lui stava cadendo, si sente proprio quell'urlo della gente che voleva tutta stringersi intorno, no, per afferrarlo. Per dare veramente una mano. Trasmette proprio delle emozioni molto forti. E tra l'altro ci sono anche tanti confratelli in queste, sì, in queste immagini, che oggi non ci sono più. Confratelli che abbiamo conosciuto anche noi, Leonardo. Ecco, io l'ho conosciuto personalmente, ha fatto il cappellano ospedaliero a Foggia quando io ero parroco lì. Spesso lui, no, raccontava e si definiva la reliquia vivente, proprio per questo suo provvidenziale essere stato accanto a Padre Pio, no? Aver ricevuto proprio questa grazia di stare accanto a lui. Bello, veramente belli questi ricordi. Ecco, proprio di Padre Leonardo abbiamo un piccolo contributo, perché in quell'occasione ci fu l'ultima comunione che Padre Pio fece ad una bambina, fu l'ultima comunione, e proprio Padre Leonardo, che vediamo accanto a Padre Pio, diciamo che è stato lui l'artefice di questa comunione. Ce lo racconta lui stesso attraverso questa intervista che realizzai nel 2019. In occasione ho sentito suonare alla porta della sacrestia, e io, vestito già da suddiacono, sono andato lì ad aprire la porta e si presenta una signora di Firenze, se non erro, con due bambine vestite di bianco. E dice: padre, noi siamo venuti da Firenze per far la comunione a questi bambini, ai miei figli, no? Dice: signore, io non so, non ti posso dare una risposta, perché Padre Pio aveva smesso di fare la prima comunione alle bambine da quasi un anno. E quindi mi trovo in difficoltà. Ma non va, sembra da Firenze, non lo so, il viaggio, la promessa, cioè. Io, un po' particolare, ho detto: signor, o sai chi è? Prende i bambini e mettila al primo posto, vediamo che succede. A un certo punto dovevo fare la comunione, Padre Pio, si doveva distribuire la comunione a tutte le persone. E Padre Pio mi guarda e dice: voglio, che fanno quelli bambini là? Ho detto: padre, vorrebbero ricevere la comunione dalle tue mani, e chiamale perché non li fai venire. Dopo tanto tempo sono state le ultime bambine che hanno fatto la comunione con San Pio. Certamente la mamma è rimasta talmente felice e contenta di questo avvenimento, ed è stato veramente un avvenimento che è piaciuta. A me è piaciuta la signora, ma ancora più piaciuta ai bambini che hanno conosciuto e si sono avvicinati a San Pio. Ebbene, abbiamo ascoltato Padre Leonardo Marcucci, di felice memoria, il tuo confratello, Fra Pasquale. In quell'occasione, quindi, i confratelli portano via Padre Pio dalla chiesa sulla sedia a rotelle, e Padre Pio va a confessare, va verso le confessioni delle donne, ma poi cambia idea, va verso gli uomini, cosa che non accadeva spesso, quindi comincia a confessare ma non riesce, quindi deve essere portato di nuovo su nella sua cella. Intanto alle 9 c'è la benedizione della cripta, anche questo fu un momento, possiamo dire, tra virgolette, storico per l'occasione, anche questa una coincidenza, perché chi lo immaginava? Lì a pochi giorni avrebbe accolto il corpo di Padre Pio. Ed è proprio Padre Clemente da Santa Maria in Punta che benedice, fa una benedizione velocissima, infatti non ci sono neanche delle foto a ricordo. E poi c'è Monsignor Cunial, Antonio Cunial, che incontra Padre Pio nella verandina per salutarlo. Lui aveva celebrato la messa alle 8 con i gruppi di preghiera. Padre Pio, vediamo questa immagine, non sta bene, il suo viso è sofferente, il suo respiro è difficile, racconta la cronistoria del convento. Le forze
forze pressoché nulle. Dal suo sguardo si direbbe che stia sulla terra ormai per un miracolo di volontà, e ci si meraviglia che continui nella sua vita abituale. Un particolare della cronistoria del convento si scrive che Padre Pio ha stretto lungamente la mano a Monsignor Cunial, quasi a non volerlo lasciare andare. Poi invece a sorpresa sì, Fra Pasquale ha compiuto un altro gesto, diciamo una sorpresa, ha fatto a tutti i gruppi di preghiera che erano convenuti da tutto il mondo ed erano proprio nel piazzale di Santa Maria delle Grazie, stavano assistendo alla catechesi proprio del mattino, quando a un certo punto era previsto intorno a mezzogiorno l'affaccio di Padre Pio, un saluto di Padre Pio a sì. tutti i gruppi di preghiera. E invece no, lui proprio espressamente ha chiesto di poter anticipare questo momento alle 10:30 del mattino, quindi alle 10:30 lui si affaccia dalla finestra del coro dove lui 50 anni prima aveva ricevuto le stimmate e saluta tutti i gruppi lì presenti. Ecco, forse è stato anche un ultimo saluto anche agli stessi gruppi di preghiera che ricordiamo in quell'occasione erano già presenti in 20 nazioni, un totale di 726 gruppi, 68.000 iscritti. Dalla cronistoria del convento di San Giovanni Rotondo si racconta che il saluto fu un saluto lungo. Ecco, se torniamo su quell'immagine, vorrei vedere proprio lo sguardo di Padre Pio, che è uno sguardo quasi simile anche all'altra immagine, quasi estraneo, no? Quasi assorto tutto, nei suoi pensieri. Nei suoi pensieri, quasi, ecco, era già forse sulla via, già sapeva che c'era questo nuovo incontro per lui e doveva lasciare tutti. Infatti, io ho l'impressione, no? Vedendo che un uomo che aveva pochissime forze, si muoveva davvero a fatica, che a stento si reggeva da solo, che aveva bisogno, ecco, dell'aiuto e del sostegno dei confratelli. Comunque lui mi sorprende per questa regia, è come se avesse una sorta di regia. Mi piace immaginare Padre Pio, quasi paragonarlo a Francesco. Anche Francesco negli ultimi istanti della sua vita sembra quasi il regista della sua vita stessa, no? Dice ai frati che vuole essere messo nudo sulla nuda terra, vuole che gli portino i Vangeli, che gli leggano la pagina del Vangelo di Giovanni, accoglie frate Jacopo alla quale ha chiesto qualche giorno prima di portargli i dolci, insomma è un uomo consapevole della sua morte e che diventa anche il regista degli ultimi istanti della sua vita. Allo stesso modo, ecco, sto scoprendo insieme con te questa quasi regia di Padre Pio, che decide lui cosa vuole fare quella giornata, certo, perché ha una certezza nel cuore, sa che sono gli ultimi istanti della sua vita probabilmente. Tra l'altro questo saluto, sulla cronistoria si racconta che Padre Pio non si affacciava da questa finestra da circa 2 anni. Quindi era già previsto per mezzogiorno, ma comunque una sorpresa per tutti, perché lui anticipa questa benedizione, questo saluto, è anticipato così i tempi proprio per ritornare nuovamente nella cella per riposarsi. Una cosa anche ti chiedo, Francesco, si dice proprio nella cronistoria che i pellegrini e i gruppi di preghiera erano presenti in piazza, perché forse all'epoca non c'erano anche strutture che potessero accogliere tanta gente per assistere ad una catechesi. Oggi no, solitamente le catechesi si fanno nelle grandi hall o centri di accoglienza, invece era una gente povera che all'aperto ascoltava la parola ed era lì radunata. Immaginiamo tutta questa gente che sfidava anche il tempo, che sfidava, era lì alle intemperie, e quindi si vede anche la sorpresa di affacciarsi anche di Padre Pio, no? Noi stiamo vedendo anche delle immagini che ci riportano, grazie a Don Hans Bouchard, a quella giornata, dove vediamo anche queste immagini dove c'è il guardiano del convento, Padre Carmelo, che benedice tutti i gruppi di preghiera, fa una piccola catechesi, un'introduzione, il palco che è stato predisposto sul sagrato, come
come vediamo. Al ridosso aveva un'altissima croce con degli strumenti proprio della passione di Cristo. Si erano anche avvicendati capigruppo per il commento delle 14 stazioni. Sulla cronistoria si racconta che la folla, con grande partecipazione, ascoltava queste meditazioni con compostezza, con silenzio, ed è stata veramente una funzione bella, riuscita, che ha toccato i cuori. Ecco, il cronista del convento scrive questo: e ha riempito di commozione tutti i presenti. E poi subito dopo c'è stata la benedizione della Via Crucis, la Via Crucis monumentale del Messina. Stiamo vedendo anche queste immagini. A chiusura della Via Crucis c'è stato questo piccolo momento dove proprio Padre Clemente da Santa Maria in Punta che annuncia ufficialmente l'inizio dei lavori di questa nuova monumentale Via Crucis, rifacendo un po' la storia per gli sviluppi di questa iniziativa voluta dai frati cappuccini di confratelli di Padre Pio. E così benedice la prima pietra di questa opera monumentale, che sarà, credo, conclusa poi nel 71. Nel 71, sì. Anno della mia nascita. Bene, noi facciamo una piccola pausa, poi torniamo nuovamente insieme. Ebbene, vi stiamo raccontando questa giornata, il 22 settembre del 1968. Fra Pasquale, tutti possiamo immaginare, alle 18 c'è la messa, ma soprattutto sì. C'è Padre Pio. L'attenzione era sempre su di lui. Lui era sul matroneo, che aveva il volto rivolto verso il mosaico, no? Verso la Madonna. Ha tentato anche di alzarsi per dare una benedizione, ma era sempre ricurvo su se stesso e poi si è ripiegato. Tutta la gente guardava assolutamente lui. Ecco, lui, nonostante le difficoltà, la grande difficoltà e sofferenza, ha dato ancora un'ulteriore benedizione. Poi chiaramente lo raccontano, li vediamo proprio sempre Padre Bill, che non lo lascia mai. Poi vediamo Padre Raffaele, c'è Padre Onorato. E c'è pure Padre Carmelo da Sessano, lo vediamo sì. Accanto. È bello l'atteggiamento di Padre Pio, Giuseppe Pio, è proprio paterno, proprio dolce, no? Quel capo reclinato. Mi piace proprio quasi paragonare, no? Come lo stesso atteggiamento di Giovanni, l'Evangelista Giovanni, nell'ultima cena, no? Che ha il capo proprio reclinato sul cuore del Maestro. Allo stesso modo, ecco, la tenerezza di Padre Giuseppe Pio Bill nei confronti di Padre Pio richiama proprio la fedeltà del discepolo nei confronti del Maestro. Cioè, io provo a immaginare cosa poteva essere la vita di questi frati con la presenza di Padre Pio. Cioè, la fraternità aveva i suoi orari, la preghiera, la messa, però poi tutto ruotava intorno a lui, no? Tutto ruotava. E questi frati, cioè, basta vedere proprio i volti di questi frati. Ecco, il padre guardiano, no, il padre l'ex Raffaele. Padre guardiano, perché è stato padre guardiano, lo guarda davvero con tenerezza, ma anche con apprensione, come se stesse dicendo: ecco, un attimo, sono pronto a venirti ad aiutare, no? Sì, sì. La sicurezza di chi gli sta accanto, padre Giuseppe Pio Bill. Veramente sono immagini che parlano da sole. Questa immagine un po', Fra Pasquale, ci racconta quello che accadeva. Ecco, padre Pio torna nella sua cella, quindi sono 19:30 circa, e da quel momento non si sposterà più lì. Intanto tutti i gruppi di preghiera arrivano sotto la sua finestra con le fiaccole, recitando il Santo Rosario per un ultimo saluto. Ci racconta la cosa. Si affaccerà. Si affaccerà e darà il suo ultimo saluto proprio da quella finestrella. Infatti si racconta nella cronistoria, dopo i ripetuti saluti e le grida evviva, auguri, buonanotte padre, vi vogliamo tanto bene padre Pio, la finestra di padre Pio si chiude definitivamente per sempre, chiudendo dentro di sé la visione ed il ricordo di un uomo che tutti, dopo averlo incontrato, avevano imparato a chiamarlo padre. E di questo momento, ecco, il momento finale, ogni anno
i frati cappuccini, certo, di San Giovanni Rotondo, voi frati, ricordate dopo la Santa Messa della Grande Veglia la testimonianza di padre Pellegrino Funicelli, che è stato testimone di questi momenti. Ecco, lui racconta un po' tutti, passo dopo passo, quello che è accaduto in quella cella. Però noi abbiamo recuperato, sempre grazie al nostro caro Bouchard, un racconto che è datato di padre Pellegrino Funicelli, che lui entra nella cella e racconta quello che è accaduto. Ascoltiamo. Questa è la celletta numero uno di padre Pio. Qui io venivo a intrattenermi con lui durante la notte negli ultimi 3 anni di vita di padre Pio, e così ho fatto anche l'ultima notte di padre Pio, cioè verso le 9 la sera sono venuto a intrattenermi con lui. Aveva qualche lacrima agli occhi, io gliela asciugavo, era un poco pallido, ma stava sereno. Verso mezzanotte però ha cominciato a tremare come un bambino. E ha voluto che gli restassi vicino, quindi ho preso una sedia, mi sono seduto vicino a lui e lui mi stringeva le mani ogni tanto e mi domandava quasi in continuazione l'orario, che ore sono, come se avesse un appuntamento. Dopo un'ora ha cominciato a calmarsi e ha detto: mi voglio confessare. L'ho confessato. Dopo la confessione ha voluto rinnovare la professione religiosa, un gesto che noi compiamo sul letto di morte, ma naturalmente io ero ben lontano dal pensare che lui sarebbe morto. Poi ha aggiunto: senti, se il Signore mi chiama oggi, chiedi perdono ai confratelli per i fastidi che ho dati e chiedi una preghiera per l'anima mia, ai miei figli spirituali e ai miei ammalati. Io gli risposi quasi male, ma poi, vedendo che lui si era mortificato, disse: padre, se ha ragione lei, allora posso chiederle un'ultima benedizione per i confratelli, per i figli spirituali, per i suoi ammalati? E lui disse: sì, li benedico tutti. Poi volle alzarsi, si rasserenò, appena alzato venne vicino al lavandino, si gettò un po' di acqua in faccia, poi mi fece aprire la finestra e mi disse: vedi se il cielo è stellato? Io dissi: sì, il cielo è stellato. Poi andò vicino al tavolino e qui, secondo il solito, prese il pettine, diede un colpo ai capelli, alla barba, e dopo volle fare, come tutte le altre notti, 4 passi in mezzo al corridoio. Ma invece di andare per il corridoio, questa volta andò sulla veranda. Lì sulla veranda si sedette sulla poltrona di vimini e, invece di continuare a pregare come del solito faceva, recitando il rosario, smise di recitare il rosario e guardava un punto fisso. Dopo un 5 minuti mi disse: ritorniamo nella cella. E io mi avvicinai per aiutarlo ad alzarsi e lui mi rispose: non ce la faccio. Aveva cominciato a sentirsi male. Dissi: padre spirituale, non si preoccupi, adesso prendo la sedia a rotelle. Presi la sedia a rotelle, lo feci sedere su questa sedia e lo riaccompagnai qui in istanza, lo feci sedere su questa poltrona. Qui cominciò a sudar freddo, allora io mi impressionai. Lui guardò una fotografia e mi disse: ma lì che cosa c'è? E c'è la fotografia della mamma sua, ma io vedo 2 mamme. Allora io pensai che gli si cominciava a indebolire la vista e dissi: ma vedi, qua ci stanno le fotografie della Madonna di Pietrelcina, alcune fotografie di ammalati, la fotografia di Mary Pye. Lui disse: vedo tutto chiaramente, ma vedo anche 2 mamme. Vedendo che continuava a star male, mi mossi per andare a chiamare aiuto e mi richiamò per 3 volte. Dicendomi: no, non disturbare nessuno. La 3ª volta gli dissi: padre spirituale, mi dispiace, ma io devo chiamare qualcuno. Il dottor Sala venne dopo 10 minuti e appena lo vide pensò che fosse uno dei soliti attacchi di asma, gli fece l'iniezione. Vedendo che non si riprendeva,
mi disse: adesso ci vorrebbe una buona tazza di caffè. Io l'avevo già preparato, glielo preparavo tutte le notti, e gli diede il caffè, ma non riuscì ad ingoiarlo. E cominciò subito a dire Gesù Maria, Gesù Maria, e continuò a dire Gesù Maria fino all'ultimo momento, cioè fino alle 2:30 circa, quando spirò. Io mi accorsi che era spirato dal fatto che le labbra gli si sbiancarono. Lui chinò la testa verso sinistra e rimase così, come se si fosse addormentato. Fra Pasquale, un commento a caldo di questo ascolto. Ecco, tu, come me e come tanti, noi ascoltiamo il racconto di Padre Pellegrino, chiaro, un testo dove nel dettaglio ci racconta. Ecco, ma a sentirlo dal vivo? Sì, no, guarda, avrei voluto proprio, mentre lo ascoltavo, avrei voluto proprio conoscerlo personalmente, questo frate. La chiarezza, la compostezza con la quale si esprime. Poi esprime proprio questa tenerezza, no, che aveva nei confronti del padre, e anche questa confidenza. Confidenza che si vede anche nelle foto, si vede proprio nei racconti che lui fa. Aveva proprio una confidenza con Padre Pio, no? E poi questa cosa delle due mamme lascia pensare, no? Cosa avesse potuto vedere Padre Pio, chissà, la presenza della Madonna, non lo so, o vedeva già qualcosa che andava oltre, non lo so, cioè, possiamo solo immaginare, ma senza andare oltre, perché rischiamo di dire qualcosa di inesatto. Anzi, mi sento qui veramente con molta umiltà. Non sto certamente a raccontare, perché non sono documentato, però mi piace, ecco, immaginare, andare oltre il racconto e provare a immaginare cosa provasse Padre Pio anche in quegli ultimi istanti, anche sentendosi proprio coccolato da questo confratello, perché è importante, ecco, la fraternità, il senso della fraternità. Con un altro particolare, come il cielo è stellato, sì, no? Anche questa cosa, che bello. Sì. E anche questo è un dettaglio che, sì, mi ha colpito molto. Era come se Padre Pio dicesse: ma il cielo è libero perché io possa fare questo volo, no? È come quando, no, una coppia immagina, no, di sposarsi, sogna il giorno del matrimonio e si preoccupa che quel giorno possa piovere. Certo. Anche Padre Pio era come se si aspettasse dal cielo la festa per lui, no? Un cielo stellato. Facciamo una piccola pausa e poi torniamo nuovamente insieme. E torniamo nuovamente insieme per collegarci direttamente con l'infermeria provinciale dei Frati Minori Cappuccini, chiedendo a Padre Riccardo innanzitutto che cosa è successo nella sua vita di frate quando ha saputo di questa notizia. Ecco, quali erano le tue emozioni, Padre Riccardo? Tu eri a San Giovanni Rotondo. Io ho saputo della morte di Padre Pio a Torre del Greco, perché lì ero cappellano dei fratelli delle scuole cristiane, che già aveva accompagnato qui a San Giovanni Rotondo da Padre Pio. La mattina presto uno dei fratelli delle scuole cristiane mi disse: è morto Padre Pio. E naturalmente io non me l'aspettavo, pensavo che Padre Pio non dovesse morire mai. Ma per quella occasione, la fine di settembre, 27-28, io già avevo programmato, insieme alla Beata Maria Gargani, la fondatrice delle Suore Apostole del Sacro Cuore, che stanno anche qui all'approdo, avevo programmato, o lei aveva programmato, di venire da Padre Pio con tutte le sue suore in un pullman, e io dovevo essere accompagnatore, perché lei doveva chiedere a Padre Pio come risolvere la crisi delle vocazioni nella sua congregazione. Però io sono venuto da Torre del Greco il giorno dei funerali di Padre Pio, quando si è fatto il corteo
delle 100.000 persone e si è celebrata la messa con la presidenza del ministro generale dell'ordine Cappuccino. E sono venute anche le suore, anche che Padre Pio era morto, sono venute le suore con Maria Gargani. Alla morte di Padre Pio, Padre Riccardo, lo sappiamo, le stimmate sono scomparse. Abbiamo la testimonianza, la prova di fatto, abbiamo delle foto che ci raccontano di un altro tuo confratello. Perché le stimmate di Padre Pio sono scomparse? San Francesco, ad esempio, le aveva. Non soltanto San Francesco, ma anche altri stigmatizzati. San Francesco sono rimaste le stimmate che gli sono state impresse e che non erano come quelle di Padre Pio. Le stimmate di Padre Pio erano ferite normali, come fatte da uno strumento a taglio. Quelle di San Francesco invece erano proprio dei chiodi. E San Bonaventura e Tommaso da Celano dicono che nelle palme delle mani, anche alla morte, e sopra i piedi c'era la testa del chiodo e dall'altra parte c'era la punta. Praticamente la carne delle mani e ai piedi è diventata chiodo e così è rimasta. Veronica Giuliani, che ha avuto le stimmate nel 1697, ha avuto le 5 stimmate e alla morte che cosa è successo? Sono scomparse, però sono rimaste le cicatrici a Santa Veronica, mentre a Padre Pio, quando sono scomparse nel 23 di settembre, non c'è rimasto niente. La scomparsa si è presa molto tempo, in 2 anni, gradatamente, sono scomparse le stimmate di Padre Pio, cominciando dal piede sinistro e finendo alla mano sinistra. Questa scomparsa delle stimmate alla morte in Padre Pio graduale, ma diversa in San Francesco, dove rimasero i chiodi, in Santa Veronica, quando rimasero le cicatrici. E in Padre Pio c'è questa scomparsa completa. Sono state fatte anche le foto da Padre Giacomo Piccirillo da Montemarano. Non c'erano cicatrici. La scomparsa delle stimmate di Padre Pio è stata una nuova creazione della carne nei posti, ma nei piedi e costati, in cui la carne era stata ferita ed era stata sanguinante per 50 anni. Allora anche la scomparsa nell'economia salvifica dei vari stigmatizzati, perché più o meno gli stigmatizzati, anche se non tutti beatificati, sono circa 500, hanno una missione diversa. La missione della scomparsa delle stime del Padre Pio è un anticipo della risurrezione finale di tutti, quando il nostro corpo, il corpo in Dio, sarà la carne del nostro corpo, sarà ricreata, perché la risurrezione è la persistenza dell'anima che è immortale e la restituzione o la ritrattino creazione del corpo. E allora ecco, questo è il grande, grandissimo significato della scomparsa delle stimmate di Padre Pio senza lasciare cicatrice. E a me, proprio personalmente, lo ha detto Padre Gerardo, che sappiamo ha saputo tanto tutto di Padre Pio, che
Padre Gerardo ha detto che Gesù gli è apparso una volta e gli ha detto: te le toglierò le stimmate, ma non adesso, quando tutti ti piangeranno, cioè alla morte. E gliele ha tolte, però tolte o non tolte, Padre mio era morto. Invece, ecco, sono scomparse a quella maniera e queste stimmate hanno parlato ai fedeli, a noi frati, a tutto il mondo cristiano, all'umanità, hanno parlato, hanno manifestato Dio come Gesù, come crocifisso e anche Gesù Cristo come risorto, come risorto. Grazie, grazie Padre Riccardo, e tra l'altro anticipiamo che Padre Riccardo ci accompagnerà in tutti i nostri appuntamenti dedicati alla vera storia, come storico, come scrittore su Padre Pio, ci racconterà, ecco, la storia di Padre Pio. Fra Pasquale, siamo giunti ormai al termine di questo nostro appuntamento e vogliamo chiudere con questa immagine. Era il 23 settembre del 1968, questa è la rivista La Casa Sollievo della Sofferenza, numero speciale che racconta Padre Pio è morto, ma il suo nome e le sue opere vivono. Uno speciale tutto dedicato agli ultimi istanti di vita, agli ultimi giorni, anche ai giorni successivi, da cui abbiamo preso questa foto. E questa foto è emblematica. Perché? Perché è quello che accadde il 23 settembre del 68, lo vediamo, le ore 6 e 10 del mattino. La chiesa doveva aprirsi alle 4:45 come sempre per la messa di Padre Pio, ma i portoni sono ancora chiusi. C'è la croce, questo palco che poi servirà, ahimè, dopo qualche giorno per i funerali di Padre Pio, questa grande croce per la Via Crucis, per l'incontro dei gruppi di preghiera di Padre Pio, questa notizia terribile che corre tra tutti i fedeli: Padre Pio è morto. E da poco, prima delle 6, erano già stati scanditi i rintocchi funebri. E racconta il giornalista che ha curato questa rivista, questo speciale, questo numero speciale, che uno dei primi frati ad aprire il portone era Padre Pio Maria Giordani, che rincuorava le persone perché si avvicinavano a lui piangendo, e lui diceva sempre: bisogna pregare, bisogna pregare. Ecco, questo è un virgolettato, lui che consolava i tanti fedeli, tutti piangevano per la morte di Padre Pio da Pietrelcina. Francesco, quella giornata certamente noi eravamo nei pensieri di Dio, però la sappiamo e la conosciamo dai racconti dei nostri genitori, dei nostri nonni. Ecco, io so per esempio un racconto personale di mia nonna, una grande devota di Padre Pio, era venuta diverse volte a chiedere consiglio a lui e lei ha voluto essere presente quel giorno. Ecco, io immagino, vedo quella gente, quella folla che sta lì e immagino che tra quella gente c'è anche mia nonna, la mia nonna materna, la mamma di mia mamma, una grande amante dei frati. Ho saputo proprio ultimamente che lei, pur vivendo in un altro quartiere, in un'altra parrocchia, amava al mattino presto partecipare alla messa ai Cappuccini nel mio paese, a Cerignola. Quindi faceva un po' di strada in più, ma le piaceva proprio partecipare e sentire questo proprio profumo dei Cappuccini. Ecco. E mi piace, ecco, immaginare che in questa foto da qualche parte ci sia anche lei. So che in quel periodo, in quei giorni, anche San Giovanni Rotondo non aveva strutture ricettive, alberghi. Per esempio mia nonna è stata accolta da una famiglia di San Giovanni Rotondo, quindi le famiglie di San Giovanni Rotondo si erano messe a disposizione per accogliere tanti pellegrini e venivano accolti veramente nella semplicità, nella povertà. E tanti, credo, immagino, come mia nonna, abbiano vissuto questa situazione, perché se non sbaglio i funerali erano presenti più di 100.000 persone. Ecco, è un grande numero, un grande. Se oggi pensiamo che la veglia di Padre Pio, il piazzale ne può contenere 10.000, siamo veramente 10 volte tanto. Dove era tutta questa gente? Dove era stata accolta? Punto interrogativo. Ecco, veramente un fiume di anime, un fiume di cuori quei giorni.
Bene, grazie, grazie Fra Pasquale per la tua disponibilità. Chiudiamo il nostro appuntamento con la vera storia di Padre Pio. Appuntamento come sempre in settimana, ogni martedì, per raccontarvi la vera storia di Padre Pio. Grazie Fra Pasquale. Grazie a te.